C'è stato un incremento rispetto all'estate scorsa, però non è stato degli stessi volumi che c'era stata fra l'estate scorsa e l'estate precedente. C'è stata una flessione di crescita, se vogliamo dire così, intorno al 15-20%, per contro abbiamo avuto maggiori presenze. Sia il territorio cilentano ma anche il territorio valdienese sono territori fragili da un punto di vista ambientale, per cui non sono adatte a un turismo di massa. Io mi rendo conto che l'operatore economico della ristorazione, diciamo del villaggio, del alberghiero vorrebbe vedere le sue strutture stracolme, però deve fare anche attenzione a quella che è la qualità che poi si porta sul territorio, perché è fondamentale questo. Da un lato, dall'altra parte poi ci sono delle zone, diciamo delle piccole nicchie del territorio costiero cilentano che hanno un po' perso il punto di vista, diciamo, medio di quello che è effettivamente il Cilento nel panorama dell'industria turistica nazionale e anche campana. Sono stati in alcuni casi, diciamo, offerti dei servizi a dei costi stratosferici assolutamente non pertinenti. Questo significa che manca probabilmente un codice di regolamentazione del turismo in questo territorio, che credo che sia molto molto importante, non solo per garantire, diciamo, una certa presenza nel tempo e una certa qualità di presenza, ma anche per difendere proprio il territorio e le strutture e gli operatori turistici seri che pur vi operano.